Ben ritrovato anche al nostro Luca Bonfanti. Grazie, buonasera. Ripetiamo, a tutti. Ripetiamo, trascorsi importanti in Serie A, in Serie B, in Serie C, tanta gavetta. Ed è chi meglio di lui ci può raccontare cosa si provi a essere qui in Toscana, qui a Forte dei Marmi, per una finale di un torneo giovanile bellissimo, amici telespettatori. Allora, fatti i saluti, fatta l'intro. Siamo adesso pronti, cosa facciamo? Siamo pronti. Diciamo quelle che sono le formazioni, no? Giustissimo. E allora, Ajax con Schutte, De Frey, Johnson, Musch, Abloyugae, De Koning, e poi abbiamo Ichu. Attenzione, Ichu, questo è un killer d'area di rigore. Belfki, Etienne, Messori, Yetten, Scorsolini, Vandenberg, Scheringa e Luyer. Allenatore Nick Vriman. L'Atletico di Madrid con Diego Diaz, Ruben Peregna, Hugo Garcia, Armando Calleias, David Fernandez, Alvaro Tamargo, Hugo Porcel, Jesus de la Lave, Armando de la Morena, Noé Pérez, Alejandro Anes, Aaron Perales, Manuel Corrociano, Samuel Almarza. E poi segnatevi quest'altro nome, amici telespettatori: Sidney e Izoggi, cognome è Osazua. È stato il killer della semifinale, due reti al North Zealand, importanti, e tanta tanta roba, ragazzi, tanta qualità, tanta voglia, e sicuramente chi se lo segna se lo ritroverà. Ma noi l'abbiamo detto, quattro giocatori da qui a quattro anni escono da questo torneo, sicuramente li vedremo. Sì sì sì, la qualità quest'anno è stata più alta del solito, si è visto veramente della tecnica e tattica a livelli veramente alti. Dunque, calcio di punizione, la finale è iniziata veramente da una manciata di minuti. Prova a salire ancora l'Atletico di Madrid, la palla va dalle parti del portiere dell'Ajax, Ajax in maglia bianco rossa. L'Atletico di Madrid, vedete, alla tradizionale casacca che fa impazzire naturalmente tutti i suoi tifosi. In queste prime battute si sta il bianco rosso davanti, il dorso rosso e il pantaloncino blu. Si sta vedendo molta tattica, le strade si stanno studiando come in tutte le finali più belle, a discapito un attimino magari del gioco, ma sicuramente dopo i primi attimi di studio vedremo le prime grandi giocate. Attenzione a Agboluyaye. Ancora per vie centrali, attenzione la zona di interdizione da parte di Della Morena. Atletico Madrid adesso che prova a fraseggiare per vie laterali, ancora Aaron Perales, c'è il break a centrocampo dell'Ajax, guarda come va a prendere il pallone, come va a rincorrere Lucas Yetten. Sfera di gioco 0-0, questi sono già impostati da giocatori di prima squadra. Infatti quello che appunto dicevo prima è che si stanno studiando quasi come una finale di Champions League, si stanno studiando, stanno andando a cercare la parte del campo dove possono creare occasioni importanti, e secondo me presto vedremo, da questo studio nasceranno delle grandissime azioni da gioco per la qualità dello spettacolo. Abbiamo già visto in azione Osasua andare in pressing, poi Alvaro Tamargo aperto il gioco, poi sulla fascia Garcia fermato. Vedi subito l'Ajax come va a comprimere, sì, a pressare in mezzo al campo per non far ragionare i centrocampisti dell'Atletico. Abbiamo visto inquadrato Noé Pérez, un altro 2007, un peperino, giocatore di centrocampo fantastico. La cosa un incrocio tra Mendieta e Caniggia, ti ho detto tra tutto. Tra Mendieta e Caniggia, diciamo che è un buon mix, anche perché si parla di Mendieta che per anni è stato il giocatore più richiesto e voluto da tutta Europa. Ha fatto vedere delle robe in questi giorni mostruose. E ripetiamo, classe 2007. Ora la cosa che ho notato molto in tutto il torneo è che
Anche i giocatori tecnici mettono anche tanta tattica e tanta grinta, cosa che magari negli anni scorsi non si vedeva. Si riesce veramente a vedere un mix importante anche dai giocatori più tecnici. Attenzione l'uscita del portiere dell'Ajax, Schutte, con il controllo della sfera di gioco di Abulye, subisce il fallo. Ha protetto palla con personalità, senza paura di perderla, ha preso un buon fallo. Io sono convinto che fino alla fine del torneo imparerò a dirlo correttamente. non è facile. Di nome fa Hakim, per cui su quello andiamo sul nome. Però imparerò a pronunciarlo bene, sicuro. È un impegno che prendo con gli amici che ci stanno sentendo, certo, da casa e ci stanno vedendo da casa. Attenzione, noi ogni tanto naturalmente scherziamo, perché dopo 8 ore di telecronaca ci serve un po' di scherzo. Ci serve un po' di scherzo, un po' anche di leggerezza. Allora andiamo sulla rimessa laterale da parte dell'Atletico di Madrid. Intanto cominciate a vedere i ragazzini che si stanno schierando a bordo campo per Bellissimo. La cerimonia e per la premiazione finale. Attenzione, il colpo di testa ancora della difesa dell'Ajax. Palla lì. Poi c'è la palla fuori. Arriva il tiro dalla distanza da parte di Alvaro Tamargo. Velleitario, però scelta giusta, come si vede tante volte in Serie A, dopo un'azione molto lunga c'è bisogno della conclusione anche per rimettersi al posto. E il ragazzo ma anche ci per ha provato. Provare la conclusione, per prendere la mira. Sicuramente. Stavo notando che in campo abbiamo anche un piccolo Griezmann come il 9 del Porto, e assomiglia molto come caratteristiche tecniche e anche fisiche. Beh, che poi loro cercano anche di emulare un po' i loro idoli. È vero, sicuramente. È bello del calcio anche. Attenzione, c'è ancora la bella giocata a centrocampo dell'Atletico di Madrid. Poi l'Ajax va avanti con Luca Messori. Luca Messori, ancora Luca Messori. Guarda il doppio passo, cosa fa Luca Messori? La mette dal centro, poi la palla è lì ancora. E poi il portiere Diego Diaz ha preso il pallone. Mai visto che cosa giocata ha fatto. Giocata di grandissima cosa qualità. Cosa ha combinato grandissima questo qualità. Luca Messori. Grandissima Ma visione mi ha fatto di il gioco. Mi ha fatto quel giochetto. Pum pum. Palla c'è, palla non c'è. Grossissima qualità. Ha alzato la testa, ha guardato il compagno al centro. Si meritavano sicuramente il gol. Ma questo Luca Messori è fantastico, qualità extra, veramente, complimenti. Ma non ha avuto paura. E poi nell'azione prima abbiamo visto anche un grosso recupero a centrocampo, proprio per tornare al discorso di prima, dove si vede dei giocatori veramente, pur in giovane età, molto completi. Ancora l'Ajax, la rimessa laterale, lampi di classe qui. Lampi di classe, benissimo. Ma veramente i club italiani, venissero a vedere questi giusto, ragazzi. Giusto venite a vedere questi ragazzi come giocano. E allora andiamo a seguire l'azione. Seguiamo l'Ajax, è il primo tempo della finale della Universal Yacht Cup 2018 tra Ajax e Atletico di Madrid. Guarda Osasua, subito fa vedere la sua imponenza fisica. Quanto sarà alto Osasua per avere 11 anni? Quanto sarà alto? Sarà alto quanto noi. Sarà alto sicuramente quanto noi, e si vede in mezzo agli altri. Si vede un po' di differenza, però i piccoletti dell'Ajax sicuramente non gli vogliono dare vita facile, perché cresce, appena riceve la cresce palla cresce ancora di più Luca, ti avviso. Arriverà sì sui 2 metri magari. Questo arriva sui 2 metri, ma guarda Osasua subito prontamente inquadrato dalla nostra regia. Cioè, un subito, fisico impressionante. Sì, allucinante. Questa e arriva, comunque anche, arriva, anche delle buonissime movenze, non è scoordinato pur avendo un'altezza già importante. Poi fa gol. La mezza palla per lui diventa gol. Esatto. Grandissima Seguiamo palla. L'azione. Guarda ancora l'Atletico di Madrid, c'è l'Ajax a centrocampo che fa un'ottima azione di interdizione. Poi vedete Scorsolini, l'azione per Yetten fermato in questa maniera. Ancora l'Ajax prova a fuggire sulla fascia a Boluye. Qui tentenna il tiro e poi la palla che va fuori specchio della porta. Ajax che comunque comincia a prendere le misure. Buonissimo sviluppo di questa azione da sinistra, ha ricevuto palla l'attaccante, si è appoggiato per la conclusione dell'esterno destro. Veramente una bella azione. Ancora l'Atletico Madrid. E poi giocano con personalità la palla, sì, sì. Non hanno paura di uscire. Una volta invece si cercava di saltare il centrocampo per arrivare prima verso la porta avversaria. Questi invece controllano palla a terra come si fa nei club di un certo livello. Di categorie superiori, si vede proprio la voglia di... Guarda l'uscita palla al piede, l'uscita di palla al piede di David Fernandez.
c'è la voglia proprio di costruire fin dalla propria area, e c'è la voglia della squadra senza palla di andare a pressare, di andare a strappare la palla dai piedi dell'avversario. Sono le basi del calcio, e in questa partita come in quella prima sono evidenziate in maniera molto bella. Rimessa laterale, ancora la palla dall'altra metà campo del gioco, ancora l'inserimento dalle retrovie, guarda che cosa fa Lucas Jetten, fermato, ha provato la giocata, ancora l'Ajax in avanti, ancora palla per Jetten sulla fascia, prova la finta anziché crossare, vedi, cross all'ultimo, qui ha sbagliato perché ha tenuto troppo il pallone, ha letto un attimino male la situazione soprattutto nelle tempistiche, però io vorrei comunque sottolineare la voglia di, sì, il fisico del ragazzo, ma proprio la voglia, la postura in campo già da calciatore, la voglia di creare qualcosa di importante. Schiena dritta, testa alta, hai visto? Sì, attenzione, sempre sulle punte, pronto a scattare subito. Si è attirato su di sé, due tre Osasua giocatori, riesce sempre a spuntarla, sempre. Calcio di punizione, Casali dirige la finale, naturalmente l'eccellenza dei fischietti toscani, me lo passate questo termine che nel giovanile chi direi non conosce, direi proprio l'eccellenza, il più conosciutissimo, gli andrebbe dato un premio alla carriera, appunto. Ancora l'Ajax prova a disimpegnarsi, ancora l'Atletico Madrid che recupera la sfera di gioco, guarda come giocano in maniera leziosa i giocatori dell'Atletico, Aaron per Ales non riesce a concludere, poi arriva ancora l'Atletico di Madrid, cioè su di lui, ritorna Jetten, guarda ancora Jetten, la grinta, la voglia di tenere questa palla, la voglia di andare via, ha subito fallo. Calcio di punizione è contrario, arrivano i fischi dalla parte olandese, forse ha letto un fallo prima l'arbitro, sinceramente anche forse per noi era forse più per l'Ajax, però l'errore fa parte del forse parte della in precedenza il fallo, forse quindi... prima, però la cosa da spiegare ai giovani è che l'errore dell'arbitro fa parte del gioco, non è sicuramente volontario, e sicuramente è un modo per impegnarsi ancora di Noè più. Noè Perez, palla per Osasua, fermato, si distende l'Atletico di Madrid in difesa, ora l'Ajax prova a ripartire in contropiede, attenzione il controllo del pallone da parte di Luca Messori. Messori gioca un po' a tutto campo, è in fase di impostazione, in fase conclusiva, veramente un giocatore completo e con delle grandissime doti, ha le sembianze di Bergkamp, c'ha un po' le sembianze di Bergkamp in effetti, e gli auguro la solita carriera, perché esattamente anche come gestisce il pallone, l'eleganza con cui va nel dribbling, sì. E dunque calcio di punizione per l'Ajax con Johnson, palla in area di rigore, il colpo di testa provato, la zuccata, grandissimo gesto tecnico, ha capito che la porta l'aveva alle spalle e si è fatto strusciare la palla sulla testa, ha avuto molta sfortuna perché spesso quelle palle lì finiscono in porta anche se non la tocca nessuno. Attenzione, c'è Jetten sul pallone, la rimessa è laterale per la formazione del, guarda come attacca l'Ajax tutti insieme da squadra vera, attenzione l'azione. Qui c'è Noè Perez a centrocampo, si lotta sul pallone, ancora Jetten, guarda, batte ribatti, rimessa laterale per l'Atletico di Madrid, palla lunga, guarda come ha preso il pallone, poi si butta ovunque Armando Della Morena all'indietro, fraseggia Alvaro Tamargo, poi prova a salire, palla al piede l'Atletico Madrid con Aaron Perales. Peccato, bellissima questa azione dove si provava ad andare a sinistra, l'Ajax ha chiuso l'Atletico sulla sinistra, allora i ragazzi hanno fatto un giro palla ritornando a destra con lo sbocco che avevano trovato sulla fascia, peccato per il passaggio che ha sbagliato il passaggio, ma veramente una bellissima azione sotto il punto di vista tattico. Ancora l'Ajax a centrocampo, la gestione del pallone Noè Perez. Ancora l'Ajax, vedi come va a cercare il recupero palloni, poi è molto efficace nel disimpegno. Adesso Osasua, distribuzione del pallone, poi va Osasua sul pallone, Osasua fermato all'ultimo, ma cosa ha fatto ha Osasua? Ha lottato con caparbietà e da una palla persa ha quasi riuscito a crearsi un'azione da gol. Questo è quello che si dice prima, la voglia dei ragazzi di mettersi in mostra
capiscano l'importanza della partita e veramente gli rende merito. Centravanti di sfondamento, come si usava a dire una volta. È vero, ormai si viaggia con il falso 9, no? Tante questo squadre è proprio hanno... il centravanti d'area di rigore. Questo è il centravanti puro, quello che ti dà sfoga alla squadra, che ti permette magari di tirare anche la palla avanti. Sai quando l'allenatore ti diceva tu butta la palla avanti che e ci pensa saliamo, lui. Certo, e saliamo, certo, giusto, la buttiamo su e saliamo, che spesso si rivede qui, guarda, in azione. Guarda. Una palla quasi persa, si è creato... Con quale caparbietà, con quale... voglia di provare, sì, già con la malizia, bravissimo, già con la malizia dell'attaccante vero. Cioè, ma qui stiamo vedendo delle robe oggi, amici telespettatori, impressionanti. Veramente, della qualità pura, qualità pura. Questa la chiamate categoria under 11. Under 11. Diciamo che le premesse per avere dei grossi numeri ci sono, speriamo che si mantengano. Intanto volevo vedere, ragazzi, tutte delle altre squadre intorno al campo, è veramente... una bellissima cornice. Colpo di testa, peccato, di Osasua, che però aveva la visuale chiusa dal difensore. Palla in fallo laterale, palla a fondo campo. 0-0, amici telespettatori, siamo al quindicesimo minuto del primo tempo. Esce Osasua e al suo posto entra Leandro Anes. Ancora l'Ajax, palla per vie centrali. Allora c'è Etienne, altro giocatore da tenere sotto controllo. Lui si chiama Rovien Etienne Rudolph. Ancora, guarda la giocata di Armando Della Morena. Grandissimo numero, ma soprattutto, torno a ripetere, la scelta giusta della giocata. Ecco, non è una giocata fine a se stessa. No, ma poi quando ha fatto la giocata ha difeso col corpo le braccia, la palla. Ma proprio la scelta al momento giusto di fare quel tipo di giocata. Quando fanno questi numeri il pubblico impazziamo anche noi. Noi sicuramente. Cioè, su questo è poco ma sicuro. Diciamo che veniamo per questo, ecco. Questo è il bello del calcio. Io credo che anche a livelli alti di Serie A, di Champions League, si va allo stadio per vedere proprio la qualità e il numero. Questi bambini lo fanno perché con naturalezza, se lo sentono di fare, sicuramente. Non perché si devono mettere assolutamente, in mostra. Questo vero. È il bello, cioè, ragazzi. La purità. Ma venite a vedere questi tornei. Che ne vale la pena, vale il prezzo fanno del biglietto. Fanno bene a tutti, è vero, è verissimo. Quanto costa? 10 euro il biglietto per la giornata, ma venite in 100 a vedere. Sì, perché fai un mix di tutto, di tecnica, di voglia, di purezza. Veramente vorrei fare veramente i complimenti a tutte le squadre per l'impegno. Io faccio i complimenti a Umberto Mannella, all'avvocato Mannella, per quello che ha fatto e per l'organizzazione che ha messo. Lo conosco benissimo, so quanto ci tiene, so quanto ci lavora per rendere tutto perfetto, e quasi ci riesce, perché la perfezione poi non si raggiunge mai, però è veramente merito della spontaneità del torneo, è veramente suo. Calcio di punizione per l'Atletico di Madrid. Sarà forse qualcosa da recuperare, presumo, nella finale di primo tempo. Attenzione al Madrid, Noé Perez, palla nella corridoia, poi la grande giocata di Jinir Johnson. Ancora Johnson. Grandissima lettura del difensore dell'Ajax, perché l'Atletico si era liberato bene sulla fascia e veniva fuori un'azione molto pericolosa. Ha letto veramente bene la situazione e è andata a chiudere in anticipo. Rimessa laterale per l'Ajax. Palla che viene fatta sfilare, poi ancora l'Ajax in avanti. Prova la giocata intelligente, ancora l'Ajax. C'è lì l'azione di rimando, la rimessa laterale sempre per la formazione olandese. È molto bello come spesso cercano la giocata a due tocchi. Esatto, soprattutto perché la formazione olandese gioca proprio alla maniera della prima squadra. Della prima squadra, sì, per loro è proprio il live motive di tutto il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Però credo sia una delle cose più difficili, appunto, riuscire a mettere nella testa di bimbi, appunto, under 11. Però qui ci stanno riuscendo veramente bene e spesso poi ottengono frutti anche a livello di prima squadra. Ricordiamo che l'Ajax prima squadra milita nel campionato delle Eredivisie olandese e della squadra che ha sede ad Amsterdam.
Invece l'Atletico di Madrid, altra grande formazione del calcio mondiale, è l'altra squadra di Madrid e milita nella Liga Spagnola. L'Atletico Madrid negli ultimi anni soprattutto ha fatto veramente un salto di qualità anche a livello europeo, grazie soprattutto a quel signore che è in panchina, che a livello di grinta e volontà credo non debba chiedere niente a nessuno. Che quando è diventato allenatore lo ha lanciato il Catania, giusto per sicuramente sì ha fatto giustamente, è passato dall'Italia per ottenere i meriti, perché altrimenti da altre parti non aveva avuto la possibilità di poter allenare. Intanto finisce il primo tempo 0-0, un primo tempo interessante, ben giocato. Qui vediamo il colpo di testa da parte di Etienne che va sul fondo, molto interessante. Le squadre si sono un po' studiate, poi dopo i primi minuti si è visto molta qualità e soprattutto la ricerca del gol, che è fondamentale in una finale. Io spero non che poteva tempo... essere altrimenti questa finale, perché i presupposti con cui sono arrivati a questo incontro dicevano chiaramente questo. È tutto pronto per il secondo tempo di questa finalissima della Universal Yacht Cup 2018 in campo Ajax e Atletico di Madrid, in diretta rigorosa dallo stadio Necchi di Forte dei Marmi. Primo tempo 0-0, l'Ajax è la squadra che ha vinto l'edizione 2017 proprio contro l'Atletico di Madrid. Solita finale, e vediamo quest'anno se i ragazzi dell'Atletico se la sentiranno di rilasciare una coppa così importante all'Ajax. Volevo evidenziare subito dal calcio d'inizio come si è visto subito lo schema iniziale da entrambe le parti. Anche il primo tempo l'Atletico Madrid subito sulla partenza del calcio d'inizio ha fatto uno schema, e questo sta appunto ad evidenziare ancora di più l'organizzazione che c'è dietro. Attenzione a Noé Peres, ancora Peres, palla lì, esce palla al piede l'Ajax, la difesa dell'Ajax, e poi c'è la rimessa laterale per formazione olandese. Ancora l'Ajax. Come l'inizio del primo tempo, le squadre si stanno un attimino studiando. Con il controllo a centrocampo di Messori. Il pubblico si sta divertendo sugli spalti. Tutti i campi e i centri sportivi limitrofi della Versilia sono stati presi d'assalto da questa ondata terribile di calcio, proprio che sono stati un 4 giorni di puro calcio, che sicuramente la gente si è divertita, sono troppo sicuro. Ah, guarda, se le cose da non fare fossero quelle di organizzare tornei giovanili, io sarei il primo che andrei a vedere tutti i tornei. Sicuramente, tutto. Sicuramente tutti i weekend. È un ambiente sano poi quello del calcio giovanile, un ambiente bello dove comunque puoi passare delle giornate indimenticabili. Secondo me questa qui oggi è il giorno della finale, è una giornata veramente indimenticabile. Tornare a ripetere la cornice che c'è adesso intorno al campo è un esempio di vita, ecco, proprio di vita e di abitudini. Io l'ho definito prima l'Erasmus del calcio sicuramente giovanile. è vero. E allora l'Ajax nella fase difensiva cerca di recuperare il pallone, ancora a centrocampo la formazione dell'Amsterdam, cerca di uscire palla al piede, la rimessa laterale è di Nick De Koning, all'indietro verso Johnson, apertura del gioco, lancio, cercare Etienne. Guarda il pressing dell'Atletico di Madrid, sì, si stanno affrontando molto a centrocampo, abbiamo visto diverse entrate in scivolata proprio per non mollare un centimetro, perché entrambe le squadre sanno che a un minimo errore dall'altra parte c'è tantissima di quella qualità che rischieresti magari di prendere, di subire un gol ancora fatale. Subito Peres con questa verticalizzazione, il lancio, ma ha chiuso benissimo la difesa dell'Ajax. Ora naturalmente gli allenatori cambiano un po' tutti i ragazzi in campo. Sicuramente l'arrivo in finale è merito di tutta la squadra, è giusto che tutti abbiano la possibilità di esprimersi anche durante una finale.
ancora l'Ajax che adesso prova a uscire dalla propria metà campo, dalla propria area di rigore soprattutto, perché non è mai facile giocare contro un Atletico Madrid così schierato in campo. Molto corto, molto stretto, è difficile trovare l'angolo giusto per andare a creare un'azione da gol. Esce il capitano Luca Messori, che va a riposarsi, non si sa mai possa tornare un rientro, per i rigori. Che questa è una partita che viene decisa da un episodio. Sicuramente, come tutte le grandi partite, spesso da un calcio piazzato, da una rimessa laterale. E allora vediamo se si può riprendere a giocare. Rimessa laterale ancora l'Atletico Madrid, palla cercare Osasua, vedi, è rientrato. Che ancora fa la guerra davanti da solo contro tutti e prova una grandissima giocata. Chiedi a uno dei grandi di poter fare una roba del genere. No, non è facile trovarlo, è vero. Questa è la purezza dei ragazzi della gioventù, giusto. Del calcio giovanile, che noi vi invitiamo ad andare a seguire tutte le settimane. Sempre. Non perdetevi una partita, che siano società professionistiche, che siano società di livello dilettantistico, ma andatevi a vedere le partite del giovanile. Ma noi torniamo a raccontarvi quella che è la finale. Siamo al quinto minuto di gioco della seconda frazione, punteggio sempre di 0-0. Guarda, spizzica di testa la palla Osasua. C'è il portiere Schutte che fa ripartire la propria difesa. Ancora un'ottima buona giocata, sempre un 1-2 per uscire sulla fascia sull'esterno. Qui si è proprio appoggiato platealmente il difensore Nick De Koenig sulle spalle dell'avversario. Fa bene l'arbitro a combinare il calcio di punizione. Ancora Atletico Madrid che esce palla al piede, guarda che bella giocata. Con personalità, bravissima. Ancora l'Atletico di Madrid, sviluppa questa azione sulla fascia destra e la traversone, il cross per Osasua, che palo che ha preso! E poi arriva il gol! E il gol incredibile da parte dell'Atletico Madrid! Il gol dell'1-0! E lacrime, scoppia in lacrime il giocatore dell'Atletico di Madrid! Il gol dell'1-0 che sta cambiando l'inerzia di questa finale, l'1-0, il gol siglato da Ruben Pereira dovrebbe essere, andiamo a vedere, vedete il palo clamoroso colpito da parte del giocatore Osasua, arriva Ruben Pereira e va a segno l'1-0, che gol ragazzi! Grandissima azione sviluppata sulla destra, l'esterno che alza la testa, guarda al centro. Grandissima azione, come si diceva prima, da un episodio può scaturire un gol, e così è stato. Vediamo se l'Ajax riesce comunque a tutte le possibilità, tutta la qualità per poter rimettere in pari la situazione. Ma abbiamo visto che cosa ha fatto Osasua là davanti. Fa sempre la differenza, comunque te lo trovi lì in comunque mezzo. Ha preso un palo clamoroso, comunque dopo uno stop ha piazzato la palla, quindi ha avuto un'idea ben precisa, è stato solamente sfortunato. Ragazzi, veramente ci stiamo divertendo qua, veramente. È una roba pazzesca. È veramente la qualità e quantità allo stato puro di tutto il torneo. Potevamo trovare weekend migliore. Migliore, il tempo ci ha aiutato, veramente. Fantastico, veramente. È veramente una bello. Finale degna di tutto il torneo sicuramente. Sicuro. Sì, è stata la ciliegina sulla torta di tutta la manifestazione. Attenzione, c'è ancora l'Ajax adesso che prova a risalire la china, la giocata da parte di Chu infrange sulla difesa dell'Atletico di Madrid, poi il colpo di petto da parte di De Koenig spazza la palla e poi arriva il calcio d'angolo per l'Ajax. Calcio d'angolo per l'Ajax. C'è tutto il tempo per l'Ajax per tornare al pareggio e credo che siano 13-14 minuti di grandissima... Calcio d'angolo battuto, poi ancora l'Ajax. Palla di piatto in mezzo all'area di rigore. Poi Osasua che va a dare manforte ai propri difensori. Palla che va scaraventata lontana. Aiuta anche in difesa, diventa quasi un giocatore completo così. Attenzione, Osasua va a recuperare il pallone, guarda Osasua, il tunnel di Osasua, mamma santa Osasua,
è andata a recuperare la palla, ha provato il tunnel, è veramente in uno stato di grazia proprio per la finale. Ma questo è un giocatore completo, ragazzi. In questa finale comunque sta facendo la differenza, ecco. Quindi quando arrivi agli appuntamenti importanti e fai cose, giocate importanti, cioè, vuol dire che la qualità ce l'hai. Si è interessato del difensore, gli ha fatto il tunnel, se ne stava andando. Micidiale. 1-0 per l'Atletico Madrid. E qui, ragazzi miei, questo è spettacolo puro, ragazzi. Qui veramente ci stiamo divertendo. Non poteva essere una finale migliore, veramente. Come si diceva prima, le finali sono sempre la ciliegina sulla torta, e questa sta mantenendo le aspettative. Si vede i giocatori di grossissima qualità. Rimessa laterale dell'Atletico di Madrid, palla per Osasua. Adesso ha provato una giocata impossibile, però ci sta a sbagliare e provare qualcosa di nuovo. Ancora c'è Etienne che si fa largo, poi sale De Koenig, ancora verso Etienne, il passaggio verso Ichu, il tiro non copre il portiere, la palla è lì, e il gol dell'Ajax, l'1-1 è qui, grande colpa, ce l'ha Schutte che non trattiene la sfera di gioco, e dunque l'Ajax perviene al pareggio con Bella, chi dovrebbe essere lui l'autore del gol, vedete Ichu, il tiro, il portiere non trattiene, si avventa sulla sfera di gioco proprio lui, Belfki, che mette palla in rete, l'1-1, attenzione. Il portiere ci ha messo un po' del suo, ma io volevo sottolineare la giocata di Ichu, dopo un appoggio d'attaccante ha sterzato verso l'interno con il destro e ha calciato di sinistro. Ragazzi, queste sono cose che spesso sono difficili anche per i giocatori di Serie A. Calciato benissimo con il sinistro, mettendo in difficoltà il portiere. Ma questa è scuola Ajax. Questa è scuola Ajax, ma credimi che vedere la sterzata di destra e calciare il sinistro in due tempi è veramente di qualità superiore. Veramente questo ragazzo ha fatto una giocata veramente da giocatore. 1-1, due gol magnifici per realizzazione, per preparazione. 1-1. Senza volere fare il tifo per nessuno, però ci stava questo 1-1 per rendere ancora più viva questi 10 minuti finali. A prescindere dal risultato finale, queste sono due formazioni che hanno già vinto il primo posto. Sicuramente. Entrambe. Questo è poco ma sicuro. Poi è chiaro, lo dicevamo anche prima, a livello di statistica una delle due dovrà vincere, e certo. Quindi una sarà oro e l'altra sarà argento. Però per noi che la stiamo commentando, hanno vinto tutte le 64 le squadre. Hanno vinto sicuramente tutte. Queste due, come dicevamo prima, sono le due squadre che molto probabilmente hanno qualcosina in più e che sono riuscite ad arrivare in finale, ma il plauso va veramente a tutte le 64 società che hanno partecipato e che hanno onorato questo sport e questo torneo. Ma stiamo vedendo delle giocate di bellissime, di vero? Pregevole fattura. E ripetiamo, sono ragazzi nati nel 2007, quindi anni. Un torneo under 11 che dimostra il valore dei settori giovanili di tutto il mondo, cosa riesce a sfornare. Poi se ci metti anche che nelle prime 8 sono arrivate due italiane, due vuol italiane, significare l'Empoli e la Sampdoria, vuol dire che il valore del patrimonio italiano è altissimo. Attenzione, guarda la giocata ancora di Ichu, cerca sempre Osasua, palle lì. Ancora De Koenig, Ichu in mezzo a due, prova a fraseggiare con De Koenig, l'Ajax che va in pressing, guarda, in sandwich. La cosa che mi piace molto di questo punto della partita è la voglia di entrambe le squadre, di tutti i giocatori, di provare a vincere questa finale. C'è proprio la voglia, la motivazione, che è quello che poi fa la differenza in un calciatore, la motivazione di andare a conquistare quella palla per poter fare gol. Stanno dando un esempio questi ragazzi a tutti, anche ai giocatori grandi. Punteggio è sempre di 1-1, ma che spettacolo in questa finale. Qui ha cercato forse qualcosa di troppo rispetto a quella che era la reale possibilità sulla fascia, però l'importante è provare. De Koenig poi è un bel giocatore. Sicuramente l'importante è avere la personalità per provare, la personalità anche di sbagliare. Non deve essere... non ci deve essere nessun problema a far sbagliare un ragazzo. Qui c'è un intervento rude
ai danni di Alvaro Tamargo. Guarda anche la personalità con cui va a calciare il pallone. Calcia anche lungo per Osasua, che è sempre cercato, fa un po' l'attaccante di boa, se fai caso. Sì, sta sempre nella parte centrale del campo, in mezzo all'area, proprio per dare un punto di riferimento importante ai compagni. Io lo voglio vedere questo ragazzo quando arriva a 16 anni. Sicuramente ha le caratteristiche per fare questo sport e questo ruolo soprattutto. Attenzione ancora Tamargo, viene anticipato al centrocampo, riparte l'Ajax, sale di prima formazione allenata da Nick Vriman. D'altra parte l'allenatore, lo ricordiamo, è Javier Peñas. Ancora l'Ajax, sale palla al piede. Atletico di Madrid gioca comunque molto bene, gioca d'anticipo, poche sbavature nel corso dei due tempi. Sa che qualsiasi minimo errore l'Ajax è diabolica, e quindi sicuramente stanno impostando la partita proprio sul non sbagliare, però nello stesso tempo stanno mettendo qualità alla ricerca di alcune giocate veramente molto importanti. C'è il lungo rinvio, palle lì che ballonzola. Poi la palla viene mandata in tribuna. Sempre 0-0, ultimi praticamente 5 minuti di gioco. Risultato di parità, ma secondo me anche negli ultimi 5 minuti vedremo qualcosa di importante, sicuramente qualche ottima giocata. Queste non sono due squadre che si arrendono, e che sì, vogliono andare ai rigori. Questi sicuramente cercano di chiudere la prima la partita. Ho visto l'Atletico che ultimamente sta puntando un po' più sulla palla lunga per l'attaccante centrale, ma a seguito dietro a tutti i centrocampisti a rimorchio, pronti per un eventuale spizzato, un eventuale appoggio. Andiamo dunque a seguire questa azione conclusiva. La rimessa laterale, si cerca Osasua, vedi il controllo, Osasua tiene palla a terra, guarda Osasua, prova a cambiare gioco, nessuno ha seguito l'azione. Un'altra ottima giocata, si è liberata, ha protetto la palla, si è liberato del difensore, ha poi messo una bellissima palla in mezzo all'area. Peccato che non c'era nessuno in mezzo che ha seguito l'azione. Ancora a centrocampo l'Ajax, prova ad andare avanti l'Ajax con il giocatore Ichu, il suo tiro, la parata, anzi no, la smorzata della difesa dell'Atletico di Madrid. Ancora Osasua, vedi Osasua stavolta chiude, guarda ancora Ichu ancora una volta ha messo una pressione su tutta la difesa con questa serpentina centrale, e il difensore fa fatica a marcarlo perché non si sa bene qual è il suo piede. Vedi Casalini naturale, come fa a rispettare l'area tecnica all'allenatore. Precisione è la sua forza. L'allenatore olandese. Ancora Johnson. E l'Ajax ha preso un po' il possesso del campo ora, questi ultimi 5 minuti saranno... Ichu, ancora lui, provato a lasciare sul posto il diretto marcatore, la palla che va dalle parti di Schutte. Ancora il punteggio di 1-1. Ricordiamo che Diego Diaz, il portiere di Atletico Madrid, ha un po' sulla coscienza il gol, sì, del pareggio. Forse poteva fare sicuramente meglio, però io vorrei più che evidenziare l'errore proprio evidenziare la bellissima giocata di Ichu, che l'ha preso un po' in contropiede. Ovviamente il portiere forse qualcosina di più sicuramente poteva fare. Attenzione alla ripartenza ancora dell'Ajax, prova a sfondare per vie laterali, ancora l'Ajax al centrocampo, perde il pallone, ancora l'Atletico di Madrid, si gioca in un fazzoletto, mancano veramente 2 minuti scarsi al termine dei tempi regolamentari. Ancora l'Ajax, lancio verso l'area di rigore. Aveva provato una buona giocata, forse voleva fare più un tiro cross, l'ha presa forse leggermente male, però torna a ripetere, la voglia proprio di trovare la soluzione giusta per far gol. Ancora l'Ajax a centrocampo, vedi come va a recuperare il pallone. L'ha messo un pochino lì, ha preso un po' in mano le redini del gioco, l'Atletico è un pochino schiacciato, però nonostante tutto palla al portiere, provano sempre a partire da dietro. Ancora De Koenig, palla nel mucchio per Etienne, provato la sponda Etienne, poi
è ancora l'Atletico Madrid sta un pochino uscendola dalla sua area, sta provando comunque a mettere la testa fuori, perché sa che comunque anche l'Atletico in ogni occasione può riuscire a far gol, quindi sta riprendendo fiducia, anche se l'Ajax momentaneamente sta tenendo un pochino meglio il campo. Seguiamo l'azione da parte della squadra di Amsterdam, che in questo finale sta cercando di premere maggiormente. Ajax dagli spalti si sente il grandissimo tifo. Ma guarda che sono a arrivati coronamento da ogni della parte stagione, d'Europa per tifare sì, per le proprie squadre, quindi non è da dire che è un torneo che è stato snobbato oppure assolutamente non calcolato, assolutamente, anche perché credo che queste grandi società come l'Ajax, l'Atletico, se il torneo non è di valore, non è di qualità, credo che difficilmente fanno muovere squadre per venire a giocare, e invece credo che sia stato preso con grossa serietà, perché il torneo ne vale veramente, abbiamo visto 4 giorni di calcio veramente bello. Siamo veramente agli sgoccioli di questo secondo tempo. Guarda l'azione solitaria di Ciu, ancora Ciu, il cross, mamma mia che bel cross. Come dicevamo prima ha calciato di sinistra, lui ha crossato di destra, è veramente un giocatore ambidestro, secondo me veramente di qualità. No, poi è molto naturale, l'arbitro fischia la fine del match, si va ai calci di rigore per decretare la vincente dell'edizione 2018 della Universal Yacht Cup. Forse è la giusta conclusione, diciamo, del torneo. È la giusta ciliegina sulla torta, forse per i ragazzi, no, che i calci di rigore sono sempre apprensione, però ecco, per coronare appunto questi 4 giorni, per coronare una grandissima finale ricca di quantità e qualità, forse ci volevano proprio rigori, perché in effetti le squadre si sono equivalse, l'Ajax è andato sotto ma ha reagito in maniera gagliarda con tanta tecnica per appunto portare la partita sul pareggio. Pareggio è avvenuto e ora godiamoci e anche qua ti rigore. Voglio Luca, qua ti voglio, perché ne vedremo delle belle su questi calci di rigore. Delle belle, perché io penso che comunque anche il calcio di rigore è un gesto tecnico che comunque puoi allenare, è un gesto tecnico che comunque puoi migliorare, e quindi anche l'attenzione del calcio di rigore fa sicuramente bene ai nostri giovani allievi. Li vedo molto concentrati in mezzo al campo, vedete l'Ajax che diciamo le facce sono tra la paura e la voglia di calciare questo rigore, quindi tra l'altro sono due scuole di rigoristi, due scuole, soprattutto l'Ajax, sì, sono due grandi scuole di rigoristi, sì, è verissimo, anche se noi abbiamo un precedente, insomma, una finale con l'Ajax, sbaglio? Qualche... Sì, il problema è che però dico le squadre olandesi e le squadre spagnole sono molto brave a calciare, sono molto brave, di sì, sì, sicuramente. Quindi dovremmo assistere a un bello spettacolo. Sicuramente sarà una bellissima lotteria, una lotteria di qualità, ecco, diciamo. Però prima ci sono due tempi supplementari da 5 minuti. Ok. Questa è la sorpresa. Ah, ecco. Perché ecco, secondo te finiva così? Assolutamente. Perché secondo te l'organizzazione del torneo giustamente non voleva farci stare non un altro potevamo decidere tutto, anche perché era finita la nostra giornata e quindi era per noi sicuramente un dispiacere. E questa è la sorpresa che noi diamo agli amici a che stanno gli a amici. Casa, perché pensavamo tutti di andare ai calci di rigore, invece, e invece non è così. Vi diamo altri 10 minuti di grossissimo altri spettacolo. Altri 10 minuti di spettacolo. 5-5, due tempi da 5 minuti ciascuno. Perché è giusto che questa partita prima abbia come epilogo il con i tempi supplementari, poi dopo si andrà ai calci di rigore. Sono altri 10 minuti in cui i nostri campioni possono mettere della qualità e credo che per sia provare la scelta, a vincere. Guarda, credimi, credo che sia la scelta migliore a questo punto dell'evento andare ai tempi supplementari e poi fare i calci di rigore. Abituare i ragazzi come i grandi. Sicuramente la strada da intraprendere è quella. Io sono molto d'accordo su questi due tempi da 5 minuti per seguire le leggi dei grandi e per responsabilizzare i ragazzi negli ultimi 10 minuti di partita. E allora comincia il primo tempo supplementare da 5 minuti con l'Ajax in avanti.
Vediamo come reggerà mentalmente l'Ajax e come reggerà mentalmente la formazione dell'Atletico Madrid. Ancora vediamo l'azione flipperata in area di rigore, poi la palla che viene allontanata dall'Atletico di Madrid. Peccato, perché Ciu aveva rifatto un'altra grande giocata, si era trovato lo spazio, non ha avuto il tempo per calciare, ma aveva ritrovato lo spazio giusto, aveva rifatto la scelta giusta al momento giusto. De Koenig, palla per vie centrali, ancora si prosegue con Mushk, il lancio in zona centrale per Etienne, il controllo di Etienne di petto. Ancora De Koenig al centrocampo, poi guarda come esce palla al piede in maniera fresca l'Atletico di Madrid. Ancora De Koenig, avanza palla al piede, ancora De Koenig sulla fascia, ancora De Koenig braccato da Hugo Porcel, ancora la rimessa laterale. Nonostante sia un tempo supplementare, si vede ancora grossa qualità e grossa quantità, c'è sempre comunque la voglia di questi ragazzi di continuare a mettersi in mostra. Guarda Luca Messori come gestisce il pallone, ancora Johnson mette nel mezzo la palla per Etienne, poi arriva il tiro dalla distanza e qui ancora incerto Diego Diaz. Attimino incerto, però c'è stata una deviazione, quindi un po' di incertezza, però poi è andato subito a riconquistarsi la palla che aveva lasciato lì. Va a rinvio Diego Diaz, controllo ancora l'Ajax, centrocampo Alvaro Tamargo commette anche un fallo di mano. E allora giusto riprendere con il calcio di punizione a favore dell'Ajax. E ora ogni azione diventa importantissima, diventa una giocata di qualità per provare a far gol. Ovviamente chi fa gol ora si aggiudica una buona parte del match, quindi c'è molta apprensione. Vedete in aria come ci sono già le marcature come si vede a volte nella nostra Serie A, no? Quindi c'è già mentalmente sono già pronti. C'è il calcio di punizione con l'Ajax, con Johnson. Johnson spende tutto il tempo possibile per calciare. Allora l'arbitro adesso, pensavo che estraesse il cartellino giallo. Sembrava avesse intenzioni. Johnson, palla nel mezzo. Ancora l'Ajax gestisce il pallone, poi palla per Etienne. Prova l'inzuccata all'indietro, poi la palla è lì, c'è la parata sicura questa volta in due tempi di Diego Diaz, che fa alzare la sua squadra. Va subito al rinvio pronto, siamo agli sgoccioli di questo primo tempo supplementare. Ancora Etienne di sponda, poi c'è l'azione, vedete, da parte di Yetten, poi palla che si spegne a fondo campo. Aveva fatto una buona giocata anche qui, è andata a rimorchio sulla palla lunga del difensore, ha fatto una buona sterzata e poi ha provato con molta personalità la conclusione. Sempre 1-1, match infinito, match che annuncia ancora scintille, amici telespettatori. Ancora Yetten, l'Atletico di Madrid in contropiede, fa scorrere la palla a Leandro Anes. Ancora centrocampo squadra iberica, va al lancio e arriva il calcio di punizione conquistato da Agnes. Atletico di Madrid, squadra molto pratica, molto sorniona, che però quando è molto incontenibile. Sì. Ancora Atletico Madrid, palla spedita verso l'area di rigore della porta. È uscito benissimo da Schutte. Bello il gesto della mano, è uscito benissimo, ha calcolato la traiettoria, l'ha portata fuori area e poi usciva a palla al piede. E qui finisce il primo tempo supplementare. In effetti, come dicevi te, l'Atletico è un attimino più cinico, però vedo che in tutte le situazioni prova comunque a venire fuori e a cercare il gol. L'Ajax è molto più una squadra di fraseggio e sicuramente forse nell'individualità un attimino ha un po' più di qualità, ecco. Però credo che gli ultimi 5 minuti più rigore siano veramente un altro bellissimo film da vedere. I ragazzi in campo sembrano freschi. Sì, nonostante sia il secondo tempo supplementare.
certo l'Atletico di Madrid paga quell'ingenuità del portiere, però nel complesso sono state due squadre che hanno sicuramente meritato di arrivare a questo punto per giocarsi il titolo, e il fatto che siano ancora sul punteggio di parità dimostra come il loro valore sia praticamente uguale. Uguale, sì, sicuramente il portiere ci ha messo un pochino del suo, però nel contesto forse il pareggio è il risultato più giusto e più esatto, ecco, è il giusto compromesso tra qualità e quantità delle due squadre. Io avrei assegnato la medaglia d'oro a entrambe al termine dei 40 minuti. Sì, ci sono varie teorie di pensiero poi su questa cosa, però io credo che poi alla fine anche il rigore, ecco, è una cosa allenabile, è un gesto tecnico migliorabile, quindi credo sia giusto. Perché anche per me, allora, queste categorie sono per il divertimento, sicuramente, l'aggregazione, sicuramente, il valore sociale, la condivisione di tutto, la condivisione, certo, il valore della maglia, sicuramente, il sentimento dell'amicizia, certo, dello stare insieme, del gruppo e tutta una serie di cose. Il risultato non lo vedo a questo livello principale, no, rispetto al valore dell'educazione sicuramente. Poi è chiaro, ci sono varie situazioni nelle quali uno dice se arrivi a una competizione è giusto, certo, insegnare a vincere, quindi allenare a vincere, certo, una squadra. È educativo anche l'insegnamento alla vittoria, secondo me, però credo che i ragazzi da domani devono pensare a questo torneo come 4 giorni di sport bello, non a chi ha fatto più o meno gol. Ecco, gli deve rimanere dentro qualcosa che appunto è condivisione, voglia di stare insieme anche alle altre squadre e voglia di fare delle belle partite di calcio. Poi ovviamente qualcuno deve vincere, però secondo me è educazione allo sport anche quello lì. Però ecco, hai detto una cosa santa e giusta che andrebbe insegnato un po' in tutte le scuole calcio, che questi tornei sono condivisione e voglia di partecipare a delle manifestazioni dove ci sono tanti giovani e tante belle speranze. Ancora l'uscita del portiere dell'Ajax, che è andato a prendersi il pallone, palla per Osasua, il controllo, palla alla porta per Osasua, guarda, in tre sono su di lui, alla meglio la difesa dell'Ajax, anche Osasua è abbastanza stanco, poi Peres, la palla va dalle parti, guarda che giocata da parte di Armando Della Morena, poi si gioca lì in mezzo al centrocampo, riparte ancora una volta la squadra dell'Ajax, fermata a centrocampo da Ruben Peregna, l'autore del gol del vantaggio dell'Atletico di Madrid. Ancora vedete Armando Della Morena, punteggio di 1-1, siamo nel secondo tempo supplementare, dopodiché si andrà ai fatidici calci di rigore. Anche se fino dall'ultimo non l'hai detto all'ultima, perché vedo molta intraprendenza da parte di tutte e due le squadre. Vuoi, un po' di stanchezza. Vuoi fare in campo. Altri due tempi da 5 minuti? Io quasi li farei molto volentieri, se non che per i ragazzi sono un po' stanchi, però io non mi stancherò mai di vedere queste bellissime partite. E facciamo, invito tutti a venire, perché non sapete cosa vi perdete chi non è presente. Facciamo il golden goal allora. Il golden goal, fino a che qualcuno non fa gol e noi andiamo avanti. Quindi annotatevi, amici che si state seguendo da casa, se il torneo l'avesse organizzato Luca Bonfanti. Fino a notte inoltrata, perfetto. Attenzione alla parata del portiere Diego Diaz, che ha arpionato la sfera di gioco. I minuti scorrono inesorabili. Però la sensazione che ho in questo momento è che le due squadre siano veramente stanche e che non aspettino altro che andare ai calci di rigore. Sì, in effetti adesso è scesa un pochino la qualità, ma a parte che è sceso anche comprensibile, è sceso un po' più di freddo e i ragazzi poi, insomma, la stanchezza si inizia sicuramente a far sentire, anche perché è tutto proporzionato all'età, quindi queste sono come una partita di 90 minuti più i due tempi da un quarto d'ora di supplementare. A fine dei supplementari qualsiasi squadra comunque è stanca e loro hanno tutto il diritto di esserlo. Attenzione a Peres, il controllo con la coscia da parte di Peres. Poi Armando Della Morena che va a terra, calcio di punizione, la rimessa laterale. Ancora per l'Atletico di Madrid, la palla nel mucchio e qui l'Ajax si rifugia in calcio d'angolo. Credo che siamo veramente agli sgoccioli di questo secondo tempo supplementare.
c'è Perez dalla bandierina, parabola impegnativa per Osasua che però lotta sempre su ogni pallone, prova questo tiro, diciamo una via di mezzo tra il cross e il tiro in porta, è uscito un taglio sostanzialmente, però buona era l'idea. Ancora Perez che lancia, Osasua, il pallonetto, la traversa clamorosa, allora, la traversa clamorosa di Osasua. Al 120esimo, grossa intuizione del 10 dell'Atletico Madrid, e muessa palla, azione letta benissimo. Guarda come spinge la palla, poi Osasua con il piattone, ha fatto la cosa giusta, peccato per quel centimetro che ha alzato troppo la palla. Dove ha piazzato la palla? E cosa ha fatto con quei piedini magici Noe Perez? Sì, quella grossa giocata di grandissima qualità, Secondo me è arrivato poco lucido Osasua. Si diceva prima, forse un attimino stanco, magari se gli capitava primo tempo o secondo tempo forse il andava risultato era diverso, sicuramente. Attenzione a Ichua. Ancora la palla è lì. Osasua va in pressing, guarda comunque pressa ancora, non si vuole, non si dà per vinto. Andiamo ai calci di rigore allora, così decide Casali. La sorte era quella Carrara. Allora. Stremato Osasua, rincuorato dalla sua panchina. E quindi ci goderemo i calci di rigore. Comunque. Quindi Osasua è umano, è terrestre. Ha sbagliato anche lui, quindi sicuramente qualcosa di umano ce l'ha, sì. Abbiamo passato dei giorni con questi ragazzi, oramai ci sembrano come dei fratelli acquisiti. Sì, oramai sì, credo che ci sembra già di conoscerli molto bene dopo quattro giorni. Poi noi ci siamo fatti una scorpacciata in questi giorni di questo torneo, bellissimo, anzi, sì. Sono molto contento di essere qui. No, è sempre una grandissima emozione, ma poi ripeto, la qualità del torneo è che ti porta a essere veramente contento di vedere qualsiasi tipo di partita, ma anche la finale per il settimo e l'ottavo posto è stata comunque di grossa qualità come la finale della prima e seconda. E questa è la grande forza di questo torneo e di tutto il calcio giovanile. Sono curioso di vedere se fanno spostare i ragazzi dietro la porta, lo sai? Che potrebbe essere un'azione di disturbo anche da parte... Fondamentalmente forse sì, però li facciamo sembrare dei tifosi e quindi penso che poi alla fine rimarranno dietro. Anche qui filosofie di pensiero alterne in generale, qui ne ho sentite di ogni su mantenere a questi tornei e le altre squadre dietro la porta dove si battono i calci di rigore. E credo che forse per una questione pratica sarebbe meglio magari mantenerli ai lati o sulle tribune, però è condivisione anche questa qui poi fondamentalmente, quindi... Sicuramente è molto piacevole anche per loro guardare i rigori da dietro la porta. E dunque siamo proprio agli sgoccioli di questa manifestazione. Quindi dopo i calci di rigore ci sarà la premiazione. Giustamente. A fine di ogni torneo ci sarà stato quello che è più bravo, quello che ha reso meglio per questa partita. Noi chiaramente andremo a bordo campo, successivamente per le interviste, e vi racconteremo chiaramente quelle che saranno le impressioni a caldo, cercando di avere i nostri microfoni i protagonisti di una manifestazione bellissima. Allora vedi, si cambia direzione e si fanno porta. Esattamente, si cambia direzione di porta e soprattutto vedi dietro. Dietro lo specchio giustamente non ci mettiamo nessuno. Era quello che ti dicevo prima, vedi? Sì, forse sicuramente è una scelta giusta, perché comunque il portiere e l'attaccante che sta calciando si sta giocando comunque la finale, è giusto che non subisca distrazioni e dove è possibile cercare di fare le cose nel migliore dei modi. Adesso Casali catechizza i giocatori dell'Atletico di Madrid, spiega loro come posizionarsi. Ci abbiamo a bordo campo Bomber Girandino che qualcosa di rigori ne sa, insomma. Esatto, la sua esultanza
memorabile, uno dei grandi attaccanti della storia del calcio italiano, il Gila, amatissimo dai tifosi del Bologna sicuramente. Gli hanno dedicato pure una canzone che era una filastrocca bellissima, naturalmente usavo qui. È un giocatore però, che si è sempre fatto ben volere per la però voglia. Questa filastrocca la cantavano anche i bambini e le famiglie quando andavano allo stadio. Certo. Sì, Bologna è rimasta forse delle poche pezze dove ancora i bimbi vanno con i genitori allo stadio. Ora c'è l'invasione di campo praticamente. Allora, il primo a calciare il calcio di rigore è Mushk dell'Ajax. Vediamo l'esecuzione di Mushk. Meno, era lui il giocatore che si era andato a posizionare. Viene rincuorato. La massima collaborazione, cerchiamo di stare oltre la metà del campo per dare la possibilità ai ragazzi che stanno giocando di concentrarsi e di avere il loro momento chiaramente di libertà di concentrazione nel massimo rispetto. Facciamo silenzio e cerchiamo di non disturbare le squadre che stanno giocando. Grazie mille per la collaborazione. Allora, vediamo intanto. Dunque, Mushke, il giocatore dell'Ajax che andrà a calciare per primo. Dunque Stijn Mushk contro Diego Diaz. Piedi sulla riga di porta. È tutto pronto. Tutto pronto per questa lotteria dei calci di rigore. Mushk sbaglia la parata di Diego Diaz. Si è rifatto subito il portiere per, dopo il piccolo errore durante la partita. La bella parata, rivediamo. Il tiro era ben calciato però. Diego Diaz calciato bene con una buona idea, forse la metà altezza non l'ha avvantaggiato, però il portiere è partito molto bene. Turno di calcio di rigore per Alvaro Tamargo, la conclusione, il portiere da una parte, palla dall'altra, 1-0, rigore perfetto per i calci di rigore per l'Atletico Madrid. L'Ajax adesso con il giocatore Luyer. Parte dal dischetto Luyer, il tiro, la rete, la rasoiata, il gol dell'Ajax che si sblocca. Bravissimo, piatto, rigore calciato quasi alla perfezione, piatto, rasoterra, mirato un angolo. E anche nei rigori si vede la qualità dei giocatori comunque. E adesso vediamo la qualità di Perez, giocatore fantasioso. Perez contro Schutte. Perez parte, rincorsa importante, la rete di Perez, c'era il portiere, sicurezza, ha scelto quell'angolo e ci ha calciato con un interno collo veramente. Due rigori segnati dall'Atletico di Madrid, uno soltanto su due per l'Ajax che ora spedisce al calcio di rigore. Icciu contro Diego Diaz, Icciu, la conclusione, che parata di Diaz che vola all'incrocio dei pali. Si sta rifacendo, come dicevamo prima, del piccolo errore, ha già fatto due bellissime parate, due rigori non facili, ma dove è arrivato prima e ha letto la situazione. Hugo Garcia dal dischetto, terzo rigore per l'Atletico di Madrid. Garcia, che gol, che rigore! Sotto l'incrocio dei pali, portiere. Bravissimo. Da una parte, palla dall'altra. Ha guardato il portiere, l'ha spiazzato. Bravissimo. Con freddezza. E ora Johnson. Johnson per l'Ajax, è un rigore importante. La rete da parte di Johnson. E ora si presenta sul dischetto Della Morena contro Schutte, la rete di Della Morena, e vince il torneo la formazione dell'Atletico di Madrid, che sono stati implacabili sui rigori, quattro rigori bellissimi. Campione Atletico Madrid.
L'Atletico di Madrid dunque si va a riconquistare il trofeo che l'anno scorso aveva perso proprio contro l'Ajax. Una rivincita dunque. Come abbiamo detto prima, quello abbiamo visto in campo, la finale si poteva decidere forse a rigori. Chi è stato più preciso e più puntuale ha vinto. Complimenti all'Atletico, ma complimenti anche all'Ajax. E complimenti a tutto questo pubblico che è rimasto fino alla fine a godersi questa bella, bella finale. Spettacolo puro qui al Necchi di Forte dei Marmi. Spettacolo veramente allo stato puro, anche quello che si sta vedendo ora in la campo. La rete, vedi, decisiva di Della Morena, che ha regalato la vittoria all'Atletico di Madrid. Anche l'allenatore va ad abbracciare il suo giocatore. Sicuramente un torneo che hanno preparato, hanno lavorato per affrontarlo nel migliore dei modi, e è una vincita anche per lui. Allora, amici telespettatori, noi lasciamo la nostra postazione e andiamo a bordo campo per le premiazioni. Voi naturalmente restate con noi, una brevissima pausa e poi di nuovo in diretta dall'Annecchi di Forte dei Marmi.